Domande, dati la risposta, come avevo detto. Allora, siamo qua con Mig e il mitico commentatore inglese di Bet Video che riesce a tradurre tutti i vari commenti. Ragazzi, da quanti anni la Fotta vince il campionato italiano? Allora, sono ormai 4 anni di fila. Che dire, può sembrare scontata la vittoria della Fotta del campionato italiano, ma ogni anno bisogna conquistarsela. E quest'anno i nostri giovani ci hanno dato del Sì. filo da torcere, ma vabbè, insomma, che dire. Ma sì, soprattutto loro magari potevano essere frullati, però il primo posto da imbattuti in regular season andava guadagnato in un certo modo, quindi intanto noi ci siamo presi il rispetto per la regular season e ci siamo andati a prendere anche la finale, ed è questo l'importante. Beh, sì, sicuramente i Red Bull vi hanno silenziato e dato una punizione in diverse occasioni quest'anno, quindi ovviamente questa era l'occasione per voi per rimarcare un po' la superiorità. Nel prossimo anno ci sono voci insistenti che invece danno una sorta di progetto di fusione tra le due squadre. I Red Bull si sono riservati di una decisione su questo. Come vedete voi la possibilità di creare una squadra, diciamo, a più alto livello invece che avere una squadra come la Fotta e poi i Junior separati? Allora, prima volevo dire qualcosa ricollegandomi al concetto precedente. Quando si gioca una finale è diverso che le partitelle di inizio stagione. Come ho detto prima, nel cerchio, la Fotta, prima di vincere 4 campionati consecutivi, ha, come si dice in Italia, mangiato della merda, perdendo finali e Ma perso guadagnando tanto, sì. e facendo esperienza. Per cui giocare una finale ci vuole tanta esperienza, perché c'è più pressione, perché c'è pubblico, perché eccetera, insomma. Quindi da questo punto di vista noi eravamo molto più pronti e preparati. Sul progetto di fusione, adesso noi siamo giocatori e da quello che sappiamo parteciperemo a questa selezione che verrà fatta anche con i Red Bull per partecipare alla Champions, per presentarci con la squadra migliore di Bologna. E quindi ci rimettiamo in gioco per restare al posto. Sì, guarda, io allenando nell'ambiente bolognese posso dirti che un sacco di squadre junior stanno crescendo, un sacco di ragazzi giovani si stanno allenando, quindi l'eventualità di fondere, magari di unire junior e senior è una possibile realtà, ma bisogna vedere se appunto i Red Bulls, essendo così forti, vorranno privarsi dei loro migliori giocatori per lasciarli a giocare con noi. Ecco, diciamo che il loro impeto giovanile, cioè la loro voglia di rimanere squadra dei Red Bull e non, tra virgolette, piegarsi alle volontà della dirigenza di fare una squadra unica, no, non lo so come andrà fino in fondo. Loro adesso sono così, un po' giovani, vorranno, così vogliono, come Prendere si, una testa di serie. vogliono, stanno un po' sbocciando, però credo che ritorneranno nei ranghi. Mi sembra giusto che la Fotta, insomma, in qualche modo rimarchi la propria superiorità anche a livello di esperienza, anche se bisogna dire che a livello internazionale i Red Bull si stanno facendo un nome e sicuramente la loro velocità di crescita era guardevole. If you don't mind, Choppo, we can continue this conversation in English for our Ragazzi.